manifesto. 20 chilometri di fronte di fuoco alle nostre spalle, il Faito è andato di rovina, la rabbia, la malinconia, la nostalgia. Presidente, vuole essere così gentile insieme all'assessore 5 di farci, non dico un bilancio che già di per sé all'occhio è visibile ed è particolarmente drammatico. Noi stiamo venendo tutti i giorni, ormai da 6 giorni, e vediamo crescere, vediamo il lavorio enorme di questi signori che ci volano sulla testa. Assessore 5, in questa guerra chi vince e chi perde? Abbiamo perso tutti. Purtroppo siamo stati beffati ed è... E io penso che è il termine giusto. Beffati da un signore che in pratica decise, dice, boh, prova ad accendere un po' un fuoco per il, vediamo che succede. L'ha fatto, mi ha creato questo, non da inesperto, questo signore che ha acceso, che ha fatto quello che ha fatto, riteniamo una persona molto capace, molto esperta. Assessore 5, la stampa nazionale parla di non focalizzare l'attenzione sul piromane, perché il piromane è un piccolo stipendiato, è colui quale ha ricevuto un muccetto di dollari. Non è vero, questa è una sciocchezza, per non dire altro, perché non posso dire, una sciocchezza abissale. Fa piacere sentirvelo dire, in modo che togliamo altre colpe, altri interessi, altri business. No, non nessun business. Allora vogliamo chiarirla per bene la cosa. Adesso non sono pronto a chiarirla. Noi abbiamo avuto 2 incendi quest'anno, cioè 12 incendi, 11 principi di incendio dal 21 maggio certificati ad oggi, prontamente repressi. 2 incendi, purtroppo, si vedono. Uno è nato il 2 agosto alle 21.07. Come è nato questo incendio? Con la rottura di un isolatore da un traliccio della Terna, da 60.000 rossi, alle falde del Faito, versante Castellammare. Se vogliamo essere chiari, e qualcuno mi venga a smentire che non è così. No, è confermato, perché ci fu mancanza di corrente elettrica e saltarono tanti eventi. Quel casino del 2 agosto, eccetera. Bene. Che è successo? Da quella sera noi abbiamo perso la voce, abbiamo perso la forza di urlare che i mezzi che dovevano spegnere quell'incendio, quella parte scoscesa, quella parte diciamo di scarpata che è il versante di Castellammare, Pozzano, Madonna della Libera, no, qui si sa, sta all'altro lato. Pozzano, la parte avanti, è ancora più ripida di questa, non so se ha visto, sotto al bar del Piazzale dei Capi. Da quell'incendio siamo arrivati a metà costa del Faito, vedete dove sta la pineta, dove sta quel rimboschimento, vedete dove sta quell'imboschimento di adesso. Un rimboschimento recente, risale a una 37 anni fa per la prima. Perfetto, quella zona lì è stata distrutta da quell'incendio. Allora la domanda è, ma perché non è arrivato il mezzo aereo giusto, nonostante che il sindaco, il presidente del parco, e tutti a squarciagola hanno chiesto l'elicottero Ericsson, si chiama Ericsson S64, ok? Quello è il mezzo adatto per questo tipo. Ma non lo dico io, lo dicono tutti quanti, lo dicono gli esperti, i tecnici, noi non siamo tecnici, non sono un tecnico, carità, non mi assurgo a questo, lo dicono tutti quanti. Precisiamo che l'Ericsson fa un'operazione quasi chirurgica, esatto. E si può muovere nei valloni, mentre esatto. Come vediamo alle nostre spalle, il Canadair, pur avendo una quantità maggiore, ma non riesce a incavonarsi nelle varie... Nelle vallate, queste valli che sono con una pendenza del 50%. E l'Ericsson ha una capacità di 9.000 litri. Esatto, quindi tu ti butti 9.000 litri sul focolaio, 9.000 litri d'acqua a 20 metri da terra, non a 200 metri, avrebbero risolto il problema. 2 giorni dopo, cosa è successo? Canadair tutti i giorni, non adatti, ma noi i piloti sentivamo per radio, dicevano, qua che dobbiamo spingere, ma perché ci mandano qua? Non c'è il mezzo adatto, questo per il primo incendio, vabbè, è successo, siamo arrivati a conclusione, dopo 12 giorni, siamo arrivati nella pineta. Il 14 agosto mattina, alle ore 8 e 20, il signor piromane, di cui il piromane che sarà, non lo so che sarà, non ha tentato di accendere nella stessa gola. Quell'imbuto là. L'imbuto lì. Gola, sì. A fianco. Dove sta la casetta rossa, dietro in quella gola, ha tentato il giorno prima di farla.
14 alle 8:22 abbiamo scorto l'incendio, siamo andati sul posto con i volontari del Faire, che non smetteremo mai in di in poco tempo sono state soffocate le in 10 minuti, un quarto d'ora, il diciamo mezz'ora. Il 14 di sera un altro tentativo di incendio, di appiccare l'incendio 200 metri prima, perché il vento saliva al contrario, perché io esperto pure di vento, soprattutto perché noi qua siamo schiavi del vento. Il fuoco, chi è che regola il fuoco? Mica l'aereo, o il presidente, o io. No, il fuoco lo regola il vento. Giusto? Il 15 mattina, no, invece? No. Siamo a 14 sera. 14 sera. Sì, alle 21:15 ha tentato. Non gli è andata bene, perché comunque con gli avvistamenti, il vento era non proprio il vento, certo. Utile, sempre apprezzato, utile. E l'abbiamo spento in un quarto d'ora, sono ancora le macchie lì. Perfetto. La mattina alle 6:20, ci ha riprovato, è stato avvistato, perciò abbiamo le prove certe che lui non è una prova tanto per, capisci? Perché il piromane è anche un esperto scientifico, perché 6:20 significa con un'ora legale cambio di marea, cambio di... e quindi c'è la brezza dal mare, sale verso la contrario, montagna, al contrario. In maniera scientifica. La scintilla accesa qua la ritroviamo in alto. Dopo 2 secondi, perché poi porterà... Cioè si viene a creare una sorta di tiraggio, di cappa, certo. Dopo 10 minuti il fuoco stava sulla strada, non sotto, sulla strada sopra il taglio, vedete la strada qual è? Sì, quella sì. Lì. Sotto a pezzare di capo, dopo un quarto d'ora il fuoco stava già lì. Mi dite voi quali mezzi, quali responsabilità vogliamo addossare a chi? A chi? A chi? A De Luca, al sindaco, a Nicola, a Pacchi. In un quarto d'ora il fuoco sta lì, perché è il vento che gestisce il tutto. Lui sapeva come fare e dove fare, con che cosa accendere poi, come ha acceso, ok? Quindi è finita la storia del pinone, però non c'entra più. Importante come ha acceso, perché non sono state trovate né latte di benzina né altro, ma una serie di cosiddetti stoppacci o torcioni che messi a ragnatela riescono a... Il fuoco è partito in 3 direzioni, 1, 2 e 3, a 20 metri di distanza, là. I segni stanno lì, non è che sto dicendo io. Andiamo sul posto, bene. Ma fino a qua tutto a posto, il vento, la cosa, ha avuto l'arte di accendere nel posto giusto dopo 3 volte che ci ha provato. Poi da quel momento c'è la macchina dei soccorsi. Noi con i pochi mezzi comunali che abbiamo fatto quello che si poteva, con 3.000 litri d'acqua a seguito, insomma, immaginate. La vasca, gli elicotteri che riempivano. Diciamo il nostro modulo, visto, la vaschetta piccola, sono mezzi che per accorciare i tempi. Con dignità fanno la loro parte. Mentre è arrivato l'aereo, mentre sono arrivati i vigili del fuoco con una quantità d'acqua incredibile che portano a seguito, sono arrivati tardi, ma ci hanno salvato le case, le vedi quelle case sotto. Da lì noi dobbiamo ringraziare soprattutto i vigili del fuoco che ci hanno salvato quelle case che vedete ai margini della pineta. Nell'albergo Sant'Angelo. Di casa e struttura turistica. È struttura turistica, il bar, eccetera, quella è via delle Pendici. I vigili del fuoco l'hanno salvate loro, non dobbiamo parlare d'arabo, perché sennò se i vigili del fuoco li teniamo qua seduti al sole, non vanno lì. Loro stanno a vigilanza delle case, degli edifici e delle persone. Certo. Ok. Sono arrivati in tempo giusto e ce l'hanno salvato. È giusto, presidente, dobbiamo dare atto. Da quel momento in poi, io insisto, il Canadè non serve. L'elicottero con i 400 litri d'acqua che porta a seguito, con il panarello, non serviva quell'altro tipo di elicottero che stavamo già invocando dall'altro incendio precedente del 2 agosto affinché ci risolvessero quello. Ma dal 15 ad oggi, sapete quando è arrivato l'elicottero qua? Dos, quando è arrivato l'elicottero qua? L'Erickson. Alle? Io stamattina alle 9:20. Alle 9:20. Dopo 3 giorni di insistenza richiesta. 4 giorni. 4. Sapete quando è arrivato? Alle 9:20. Sapete quando è andato via? L'Erickson 64. S64. A che ora è andato via? Alle 13. Alle 13:10 è andato via per avaria. Ufficiale si dice che è avaria. Orso Bruno si chiama questo tipo di elicottero. Orso Bruno. È andato via alle 13:10. Mi dite voi come facciamo a non essere incazzati di più con la gestione dell'antincendio regionale? Mi dite chi l'ha da gestire? Il nazionale, il regionale, il comunale, chi? Ci fate capire chi? Poi è semplice dire, oh, non siete stati capaci di spegnere. Ma queste fumarole che vedete qua, che adesso l'aereo ci sta spegnendo, adesso le spegne. Stasera, siccome che non le spegnerà del tutto, che succede? Con la brezza, di nuovo la brezza, quella lì, al ritorno, bla bla bla,
domani mattina troveremo tutto bruciato. Ma è successo da 6 giorni a questa da parte. 6 e da 15 giorni prima, perché dall'altra parte è la stessa cosa. Allora, se non si usa il mezzo adatto, questo è quello che abbiamo. Con chi ce la dobbiamo prendere? Con il presidente del parco, con il sindaco, l'assessore Castellano che sta lì. Assessore, vedi bene, questa è colpa tua, che non hai spento l'incendio. Tu sei assessore all'urbanista, la sapevo come si spegne l'incendio. Di che stanno parlando? Allora voglio capire. A che gioco si gioca? Nel momento di emergenza, purtroppo, non possiamo parlare. Non voglio la colpa a nessuno, io sto riportando i fatti. La politica di prevenzione è stata fatta. Io sto riportando i fatti. Noi l'avvistamento l'abbiamo fatto. L'avvistamento per cui sono titolati i volontari del Faito. Noi facciamo l'avvistamento H24. L'avvistamento è stato perentorio, preciso, alle 18:20. Lui l'ha visto proprio, ha chiamato, lui non mi è merda, mira qua che ha fatto, ha picciato ed è scappato. Quindi chi l'ha denunciato in maniera precisa è stato l'avvistatore dei volontari del FAI. L'abbiamo denunciato, sta scritto, sta portando i verbali. Presidente, voi avete qualche colpa da rimarcare? Abbiamo qualche causa da sottolineare? C'è solo da adesso c'è solo unicamente da risolvere il problema e da portare i roghi a zero come quota sul territorio, ma nell'intero. Uno spunto di riflessione per un'eventuale politica futura di prevenzione. Perché quando lavori di strada, ingegneri in quantità, stanno uscendo 10.000 voci, abbiamo sentito le ipotesi di TG3, abbiamo sentito le ipotesi di Repubblica, perché non avete fatto questo? Perché non c'è una rete antincendio in questa montagna? Ci siamo sentiti dire da canali mediatici internazionali, quindi sono delle accuse a cui dobbiamo prepararci, certo, in maniera seria e precisa. È giusto come sia. Allora, il mio insediamento non è per una giustificazione, sono stati effettivi 2 mesi, quindi purtroppo avere condizioni di tutto quello, certo, che è una situazione anche burocratica amministrativa abbastanza difficile. Questa emergenza c'è da dire che noi l'abbiamo gestita veramente in amicizia, ci siamo dati una mano tra i sindaci, tra i comuni. Senza dormire e mangiando le pizze in strada. Questo sicuramente, perché stiamo vivendo così, che sono è quasi un mese tra Faito e Costiera. È quasi un mese e mezzo. In questo momento abbiamo di fronte di fuoco, Salerno non c'entra, ma incominciano da Salerno a Vietri, a Gerola. In questo momento ci è arrivato il messaggio di raggiungere qui come Positano News l'hotel Sant'Orsola ad Gerola, è circondato dalle fiamme e infatti l'elicottero che era infatti per essere evacuato. Infatti la gestione dell'elicottero da qua, perché lì è centro abitato e quindi aveva la priorità l'intervento lì. Allora, come stavamo prima dicendo, la gestione l'abbiamo fatta in amicizia con Gennaro Cinque, con il sindaco di Castellamare che ha partecipato e tutti gli altri. Con un sistema veritiero di volontariato attivo che si è rimboccato le maniche, allora, ma non. Il Faito esiste grazie principalmente alla WWF. Loro sono gli angeli custodi, parliamo dei padroni di casa, sono gli angeli custodi di questo territorio. Cura di prevenzione. Che quando lavori di strada, ingegneri in quantità, stanno uscendo 10.000 voci, abbiamo sentito le ipotesi di TG3, abbiamo sentito le ipotesi di Repubblica, perché non avete fatto questo? Perché non c'è una rete antincendio in questa montagna? Ci siamo sentiti dire da canali mediatici internazionali. Quindi sono delle accuse a cui dobbiamo prepararci, certo, in maniera seria e precisa. È giusto come sia. Allora, il mio insediamento non è per una giustificazione, sono stati effettivi 2 mesi, quindi purtroppo avere condizioni di tutto quello, certo, è una situazione anche burocratica amministrativa abbastanza difficile. Questa emergenza c'è da dire che noi l'abbiamo gestita veramente in amicizia, perché ci siamo dati una mano tra i sindaci, tra i comuni. Senza dormire e mangiando le pizze in strada. Questo sicuramente, perché stiamo vivendo così, che sono è quasi un mese tra Faito e Costiera. È quasi un mese e mezzo. In questo momento abbiamo di fronte di fuoco, Salerno non c'entra, ma incominciano da Salerno a Vietri, a Gerola. In questo momento ci è arrivato il messaggio di raggiungere qui come Positano News l'hotel Sant'Orsola ad Gerola, è circondato dalle fiamme e infatti l'elicottero che era infatti sta per essere evacuato. Infatti la gestione dell'elicottero l'elicottero da qua, perché lì è centro abitato e quindi aveva la priorità all'intervento lì.
Allora, come stavamo prima dicendo, la gestione l'abbiamo fatta in amicizia con Gennaro 5, con il sindaco di Castellamare che ha partecipato e tutti gli altri. Con un sistema veritiero di volontariato attivo che si è rimboccato le maniche, allora, ma non. Il Faito esiste grazie principalmente all'AVF. Loro sono gli angeli custodi, parliamo dei padroni di casa, sono gli angeli custodi di questo territorio, così come i volontari di casa degli altri comuni. Questo è stato il principio cardine nel tavolo tecnico a cui anche Gennaro ha partecipato, come ha fatto alla legge di Cosisano, in cui l'emergenza deve essere solo unicamente gestita in maniera interna. Ci vuole un coordinamento di forze interno, perché il territorio lo conosce solo chi lo vive, chi lo ha vissuto con emozione e con passione. Ricordiamo che i volontari del Faito non sono solo l'ente che in emergenza si è dato da far, ma sono anche quelli che fanno un lavoro di promozione, di fruizione, di conservazione. Ce l'hanno fatto conoscere aprendo le porte a varie manifestazioni, la Sagra della Castagna, la manifestazione del Social World Film Festival, manifestazioni altre che si sono svolte di supporto, di valorizzazione. Soprattutto quella funivia fu aperta con tante, con così tante speranze. Aprirà breve, insomma, ormai è pronto. Il discorso della funivia è importante, è pur vero che ci sono stati dei grandi ritardi, questo è sotto l'occhio di tutti, ma c'è una legge nazionale che stabilisce che degli impianti a fune ogni 60 anni devono avere dei lavori straordinari. Quindi purtroppo la legge si conosceva, ma l'atto burocratico regionale, nazionale, che poi gli impianti a fune sono tutelati anche dalla sovrintendenza nazionale non regionale, purtroppo l'atto burocratico italiano è questo, è il risultato della burocrazia italiana, questo è il risultato, così come anche il discorso della funivia. La funivia sono stati investiti dai 3 ai quasi 4 milioni, quindi l'EAV, che poi apre e chiude il discorso funivia, l'EAV che è una società che ha 700 milioni di debiti, di passivo, di un bilancio, ha speso 3 milioni per ristrutturare un impianto del genere, fa capire bene commercialmente l'investimento che si vuole andare a fare anche in proiezione futura. E questo è un polmone importante. Questo è un polmone importante, che la funivia funzionerà dai 8 ai 10 mesi l'anno, anche con delle corse importanti serali. Questo grande disastro ci fa avvilire, ma ci demoralizza fino a spezzarci le gambe, o riusciamo già a parlare di come riattivare immediatamente, prima ancora che l'ultima ceppa di fumo vada giù? Allora, noi dobbiamo dare per assodato che il problema di Ruchi da oggi a 24 ore deve terminare, sperando che termini qui, ma il problema principale non sono i Ruchi, è la programmazione che si deve fare del dissesto idrogeologico per questo inverno. Questa è la priorità principale, questa, perché con tutte quante le piogge si rischia tutta. Sì, la priorità non è il mese di agosto, di settembre, ma è principalmente il mese di ottobre, novembre, dicembre, i mesi invernali avanti, che hanno un problema, che noi il problema ce l'abbiamo qui sul versante Castellammare, dove già il dissesto idrogeologico è pubblico, perché con la montagna è glabra, è liscia, è erosa totalmente, lato la vegetazione è bassa e c'è lato di Santa Maria del Castello, e qui l'assessore 5 mi può correggere, lato di Santa Maria del Castello, l'incendio che è partito il 9 luglio da Positano è arrivato finalmente, perché quella zona lì non si è incendiata adesso, attenzione. Si sono giunti due lati di incendi. Una roba gialla lì, più tutta quanta la punta fino a su, sarebbe la conocchia quella. Sì. Quella è incendiata. Ben visibile da Santa Maria del Castello. Il 9 luglio quello lì, con i fuochi di Monte Pertuso. Da lì è partito l'incendio. Allora, il principio è che Positano tipo potrebbe avere una destinazione di catastrofe come a Trani anni fa, uguale. Perché il livello di incendio che c'è stato a Santa Maria del Castello è così elevato che con una grande alluvione, ora una grande pioggia di una giornata intera, può scendere a valle l'impossibile. Questo è il problema vero. Il dissesto idrogeologico. Un'eventuale bomba d'acqua potrebbe, questo non vuole essere un procurato allarme, no, o un allarmismo. Questo è solo se abbiamo le idee chiare, è solo come a aprire gli occhi pianificare e guardare immediatamente al futuro. Futuro che è lì prossimo, nei prossimi mesi, con le prossime piogge, se saranno
di tipo calma e tranquilla, ma se saranno bombe d'acqua allora sarà disastri enormi, cioè, perché l'assenza totale prima, della vegetazione fa sì che anche la più piccola pietra incominci a rotolare per arrivare in basso. I tecnici di cui parlavate prima, oggi è il momento di agire. Questi tecnici di cui tutti quanti, prima dicevate, tecnici a destra e a mano per le strade, per le attività, per le strutture, eccetera, per i fuochi, cioè, nessuno ne parla, è vero. Cioè. Vediamo cosa ne dicono oggi, sotto l'aspetto idrogeologico, delle frane, probabili frane, che qua dovrà più piovere. Noi se oggi abbiamo avuto questa aggressione così violenta delle fiamme, perché? Perché, guardate, queste qua sono piante verdi, guardate le olive. Le olive come stanno? Sono secche, secchi. Qua non ci sta, un grammo d'acqua più. Qua l'ultima pioggia l'ha fatta il 6 marzo. 6 marzo, l'ultima vera pioggia. Poi ha fatto delle gocce, ma non rilevanti. Ma qua dovrà pur piovere. Quindi quando piove, e pioverà sicuramente in questo paese, almeno ci auguriamo, e non piove col regolatore, da lì fino a Positano abbiamo rischi di frana importanti. Io le chiamerei più palanghe di fango. Vabbè, fango non ce ne sta, sono tutte pietre purtroppo. Tutte pietre, c'è cioè il grosso su pietre, ancora peggio. Per la viabilità principalmente. Presidente, vogliamo lanciare un messaggio di ringraziamento a tutti i volontari che vi hanno affiancato e a tutta l'associazione, alla vostra associazione. Da ringraziare, l'abbiamo chiamato gli angeli custodi della montagna. Più di questo, il territorio esiste grazie a loro. La protezione civile sono loro che la fanno. Non sono i dipendenti della protezione civile pagati e stipendiati. La protezione civile, chiamiamola così, è fatta da volontari di cui ci sono per ogni comune, per ogni zona. Da ricordare. Lo specifichiamo perché non sono degli stipendiati, sono dei volontari. Sono persone che rinunciano alla propria giornata retribuita o privato, aziendale, quello che sia, per il territorio, senza nessun tipo di indennizzo. Anzi, ci vanno anche a rimettere perché poi quello che respirano dal punto di vista salutare è un grande danno. E le pizze se le comprano da per loro. Le pizze ce le regalano. Le pizze ce le regalano. A disposizione della popolazione. Questo è il sistema su cui si muove fondamentalmente, si mostra questa emergenza. Sull'amicizia, sul piacere e sulla solidarietà. Noi domani saremo ancora qua, però ci auguriamo di non trovare né voi, né le fumarole. E né il presidente del bar. E né il presidente del parco, perché vi possiate concedere un meritato riposo dopo questa guerra. Dal 9 luglio. Possiamo presupporre che domani possa finire questa guerra. Allora, era certa, ma domani non è certa la fine, se adesso arrivate qua al posto di... C'era l'Erickson. Era già finita per le 16 di oggi, avevamo già organizzato la fine. Con una pizza. Intanto mi provocate arrivata... quando dite questo, la pizza, 5, perché provocate. La pizza arriva adesso. Perché un canadere costa 14.700 euro all'ora. Nada voto. Può costare 30.000 euro all'ora, non ce ne fotte proprio, il problema. Ma chi lo manda? Gestisce la pedina. È quello sto dicendo. È un coglione matricolato che ci ha bruciato il faito. Perché non ha usato i mezzi giusti. Non li ha usati, non li ha saputo usare o non li ha avuti. Chi sta su? Queste sono le tre argomentazioni. Se arrivava il canadiere, il Erickson, al 3 agosto, quando l'abbiamo chiesto, sì. È il primo che l'ha chiesto, lui e il sindaco Buonocore, ci hanno fatto una capata al COR, alla Regione Campania, a chi l'hanno chiesto? Non avevano più a chi chiederlo. Non c'è. Ne abbiamo solo tre, sono impegnati in centri in tutta Italia. Ho capito, che ama fa? E sono arrivati i canadieri. Il canadiere non funziona per queste zone. Tamponiamo. Lo stiamo dicendo dal 3 agosto. Dal 3 agosto per l'altro incendio e dal 15 agosto alle 16 di pomeriggio abbiamo fatto la richiesta di Erickson. Il 15 agosto alle 15 alle 16 abbiamo fatto la prima richiesta del Erickson. È arrivato alle 9.20 stamattina. Questa è la storia. Noi vogliamo girarci intorno. Oggi alle 4, perché sono arrivate le pizze? Perché dovevamo chiudere all'improvviso alle 13.10, non viene più, si è rotto. Invece sta altro. Adesso ti faccio un interrogativo. Qual è stato il compromesso di averlo stamattina l'Erickson? Non ne parliamo. L'Erickson ieri aveva la motivazione del non intervento per un problema alla pompa che non poteva pescare da mare. Di aspirazione. Allora lo dico io, Presidente, scusa, lo dico io, perché l'hai fatto tu. In una nottata,
il parco, l'ente parco, si è fatto carico di delle spese, ha organizzato sulla spiaggia di Castellammare, no, sul parcheggio, sull'eliporto delle terme, le terme di Castellammare, ha utilizzato tre vasche, è andata lì, sono tre vasche da 20.000 litri, perché oggi veniva questo canadese, questo Erickson guasto, che non poteva prelevare dal mar, ma poteva prelevare dalle vasche, con tre vasche, stanno lì piene d'acqua. Non è arrivato. Gori ha fatto l'allaccio, pompieri a portare acqua in queste vasche, stamattina arrivo qua, l'Erickson che era guasto dal 12, sapevamo che era guasto, non si poteva usare, arriva qua e va a mare. Dice, scusa, stai andando a mare a caricare? Perché chi me la deve dare l'acqua? Sto andando a mare. L'autista, come si chiama? Il pilota? Per radio abbiamo sentito con le nostre orecchie. Dice, certo che vado a mare, dove devo andare? Ah vabbè, tutto a posto, capitano, tutto a posto. Vado a mare a caricare. In effetti ci hanno preso per i fondelli. L'apparecchio era funzionante. Lo dice, ma tu sei arrabbiato? Sì. Guardate questo che deve fare, questo deve rischiare la pelle. Questo rischia la pelle, questo signore. Pur di buttarci l'acqua un po' più basso di cuore. Perché quando lancia a 200 metri, quell'acqua si nebulizza. Arriva a terra, arriva... Dei fiumi caldi, cioè evapora. Evapora! Che ne stiamo a 50 gradi, stiamo, fa un caldo si crema. Quindi mi spiegate a che serve questi 15.000 euro all'ora? Vorremmo capire. Questo è il nostro rammarico, e niente più, basta, è finita lì. Ma vogliamo fare tutti, il piromane è stato pagato, è stato fatto, e già, lo dico io. Ciao.